La malattia di Gaucher è la più frequente delle malattie da accumulo lisosomiale. È una malattia ereditaria legata al deficit dell'enzima glucocerebrosidasi. Questo enzima, quando è carente, provoca la mancata metabolizzazione di alcune sostanze all'interno dei macrofagi. Abbiamo a disposizione una terapia efficace, una terapia enzimatica sostitutiva con due diversi enzimi ottenuti da DNA ricombinante che è in grado di modificare completamente la qualità di vita e la patologia in questi pazienti, perché vediamo che nell'arco dei primi 2 anni dall'inizio del trattamento tutte le manifestazioni ematologiche e di organomegalia tendono ad essere corrette. Per quanto riguarda l'impegno osseo, la risposta è molto più lenta, ma già entro i primi 2 anni tutte le manifestazioni da infiltrazione del tessuto osseo vengono risolte. Come per tutte le altre malattie rare, il cercare di identificare dei sistemi, degli algoritmi che ci consentano, a partenza da un sintomo che può essere anche banale ma molto comune in tutti questi pazienti, potrà aiutarci ad andare a identificare pazienti effettivamente affetti e che una volta iniziato il trattamento potranno evitare di andare incontro a quelle complicanze irreversibili che abbiamo visto essere rappresentate, oltre che dal danno osseo, anche dalla possibilità di sviluppare mieloma multiplo. Quindi diciamo che il poter fare una diagnosi precoce, iniziare un trattamento, è fondamentale in questo tipo di malattia rara.